Coez Margherita, le 816. Bentornato Previ, grande esperto e grande patito di tennis, se mi sbaglio, a te piace ho il tennis? Ho giocato molto quando ero ragazzo, ad alti 15-16 anni. Sono stato azzurro NC. Di tennis. Ho fatto un po' di torneini, ma ero con racchette di legno. Ero un po' come Eugenio, vero? Ero un po' come Eugenio. Era pippa. Mi dicevano tutti ottimo stile, il problema era mandarla dall'altra parte. Certo. Vabbè, che insomma non è un dettaglio, però, però la forma c'era. Voglio forma entrare c'era. Nel tecnico, rovescio una mano a due mani perché una mano. Scusa, bravo. Come il buon Lorenzo. Perché non sei mai venuto a giocare a padel con noi se sei così forte? Lì è più vicino al capo. Allora, ne abbiamo già parlato una volta ed è il caso nel quale tu dici: scusate ragazzi, non ho più il cellulare perché me l'ha mangiato il gatto. Davvero. Secondo me ci sono tanti casi in cui gli animali domestici hanno fatto realmente un danno. Tra poco sentiamo Enrico, secondo me Quincy qualche danno l'ha fatto. Ma che li fa tutte le volte che è in diretta, no? Con la mangia. Disturba. Perché questo intervento si chiama Nella vecchia fattoria. Tante storie di animali oggi. Tanti. Apprezzo lo sforzo del Previ di tirare fuori sempre notizie simpatiche che strappino un sorriso in un momento dove c'è poco da ridere. Sì, bravo. Dove vogliamo partire? Parlare di animali domestici che fanno danni. Decidi tu. Due record innanzitutto. Allora, ci sono due record. È stato certificato nel Guinness World Records il record del gatto più alto del mondo, al Garrese. Naturalmente misura 48 centimetri, quasi mezzo metro. Ma che gatto? È un gatto savanna. Sono proprio una particolarità. Però non di questa vale, razza. Scusate, no, i gatti savanna sono molto vicini alla parte selvatica più che a quella domestica. Sembrano piccoli leopardi. Sono addomesticati. Perdonami, non si dice così, si dice Savanna. Gatto savanna. Un po', sai come? Hanno l'H finale. No, sembrano quei profumi che vanno tra i VIP. Savanna. Suo fratello aveva il record precedente. Savanno? Arcturus Aldebaran. Savanno. Arturus Aldebaran. Come DJ Aldebaran. Ma dai, che cazzo sei E poi, Peebles è morto, povero Peebles. 22 anni. Un toy fox terrier, un cane di piccola taglia, che è morto a 5 mesi dai 23 anni. Comunque è entrato nel record. Danno il triste annuncio i padroni Bobby e Julie Gregory e Renata il 28 marzo del 2000. Quindi aveva visto un bel 22 pezzo anni del e video. Aveva un segreto questo, ed è vero la cosa. Come ha fatto questo cane ad arrivare a 22? Cambiando dieta. Ossia, gli ultimi 10 anni mangiava roba per gatti. Solo cibo per gatti. Sono molto più proteici i cibi per gatti che non quelli per cani. Quindi è una cura proteica. I gatti, ragazzi, i gatti. Ma a proposito di animali domestici, la notizia. Il nostro eroe si chiama Marino. Marino. È un barboncino. Marino il barboncino. Ci sta una base sexy, Patrizio, su questa cosa. Che ha fatto Marino il barboncino? È stato Marino. Secondo il Daily Mirror. Autorevole Daily Mirror, ok. Ha zampettato sui tasti del telecomando e ha attivato un abbonamento ad un canale. Un canale premium per la cifra di 70 euro. Accidenti, e che ha comprato? Ha comprato Hustler, il canale pornografico. Ma guarda un po'. Che cosa? Com'è che si chiama? Si è fatto Hustler. È la prima volta che lo sento. Sono tutte lettere lontane, poi vedo qua dalla tastiera. Nulla è valsa la telefonata del suo proprietario, che si chiama Thomas Barnes. Ha chiamato immediatamente il provider satellitare dicendo: il mio cane ha comprato. Moglie dietro, secondo me utilizzando la mia carta. Guardi, e addirittura ha dato il codice di 4 cifre girandola. L'operatore prima gli ha garantito che il problema sarebbe stato risolto, ma si è reso conto che intanto la bolletta era già stata quindi ne è nata una lunga discussione con Barnes, che insisteva che non voleva corrispondere al costo dell'abbonamento che lui non aveva voluto. È integerrimo lui. Sentiamo il cane interrogato. Ma scusi, è stato il cane ad attivare il canale porno? No, forse è stato il gatto. Non voglio io. Si è fatto peccare. Il gatto è sempre più onesto, te le dice in faccia le cose. Ma pure il cane, eh? Io,
cane si difende. Dare la colpa al cane perché hai tirato il cane. Questo dai, dai. Ma mangiato i compiti, sì. Ho fatto tardi, sì. Ma che mattino del cane morto. Con quelle sue didina, vedesse, ha inserito il codice alfanumerico di 4 cifre. Asterisco, punto esclamativo. Facciamo così a proposito di film rossi. Mettiamo i Simple Red. Così si chiamano, no? Film a luce rossa ancora. Che vecchi.